Mattia Risi, presidente del Calcio Padova C5. Con Alberto Rodriguez abbiamo parlato della prima squadra. Con te dobbiamo parlare proprio di tutta la società, perché è un mondo vastissimo. Quanti tesserati siete? Quest'anno pensiamo di arrivare a 300 tesserati su 6 sedi. Il mondo è molto vasto, certo, è una realtà che è nata solamente da 2 anni e sta riscuotendo abbastanza successo. Abbiamo integrato ultimamente nello staff tecnico anche figure che seguiranno direttamente la preparazione dei portieri per il settore giovanile. Quest'anno ci sarà una novità, quindi perderemo una squadra che è la Juniores Elite, che peraltro ci aveva visto anche nelle serie più interessanti, e inseriremo l'Under 19 nazionale, quindi che si confronterà con squadre nazionali su un campionato nazionale, e l'Under 21 regionale. La società Calcio Padova C5 oggi ha una sola idea, quella di allargare ulteriormente ciò che è la pratica di questo sport. Per allargare bisogna essere sempre più efficienti, riuscire a dare un senso a questo sport che è completamente diverso dalla percezione che la gente ha, far capire che questo sport è propedeutico a tutti gli sport, far capire che noi non alleniamo talenti, ma facciamo vedere ai ragazzi qual è il bisogno per riuscire a diventare talentuosi, quindi con sacrificio, sudore e tanta voglia e tanta passione per lo sport. Sono passati 2 anni dall'affiliazione con il Padova e all'inizio dell'affiliazione si parlava molto di un interscambio a livello di settore giovanile. Come ha funzionato? Ma nella fase iniziale direi che è stata una bozza interessante che ha avuto i suoi frutti. Ultimamente abbiamo la stessa condizione, le stesse idee, dobbiamo metterle in pratica per altre situazioni, che sono quelle di valutare in un campo di calcio a 11 una pratica di calcio a 5, cosa che l'anno scorso abbiamo fatto in parte, ma che quest'anno pensiamo che riusciremo a sviluppare meglio attraverso il nostro staff tecnico. L'ultima cosa che ti voglio dire, anzi che voglio che dici tu, è questa: il venerdì sera a Gozzano, alla Guizza, gioca il Padova C5. Per chi non lo sapesse, comunque è uno spettacolo divertente, invitiamo la gente a venire a vedervi, perché comunque si può passare una bella ora divertente. Ma io devo dire che il ritmo e la tensione che dà il calcio a 5 della città di Padova è uno spettacolo. Tu hai la bellezza di un'ora a disposizione per goderti e emozionarti di uno sport molto reattivo, veloce e di qualità. Fraseggi, incroci, parallele, triangoli, schemi, è tutto molto veloce, quindi l'importante è venirlo a vedere per vedere quanto ti riesci a tenere attaccato. Quindi aspetto la gente per fargli vedere che cosa significa Calcio Padova C5.